Cari amici di Organum, buongiorno. Oggi mi trovo a Ponte della Priula, dove abbiamo il grande organo costruito nel 2012 da Andrea Zeni, in compagnia di Valerio Buso, che vedete alle mie spalle, il quale è il manutentore di questo strumento. Oggi vi faremo vedere un particolare funzionamento che esiste all'interno dell'organo e Valerio vi spiegherà a che cosa serve. Per comprendere, prima vi faccio questo esempio. Il tocco delle varie tastiere disunite è leggero. Se comincio ad usare un'unione, vedrete anche i tasti che si abbassano perché ho usato l'unione del secondo sulla prima, il tocco comincia ad essere più pesante. Aggiungendo anche l'unione del terzo manuale, sempre alla prima tastiera, la mano comincia a fare più fatica. Ovviamente su uno strumento di queste dimensioni, con tre tastiere accoppiate e con una pressione che si aggira all'intorno sui 90 alla colonna d'acqua. Adesso entriamo all'interno dello strumento, apriremo il sommiere e vediamo che aiuto viene dato all'organista. Bene, adesso ci troviamo all'interno dello strumento. Che sommiere apriremo, Valerio? Quello del grande organo. Ok. Abbiamo aperto il sommiere del grande organo e Valerio ora ci illustrerà l'ausilio pneumatico praticamente che all'interno vi si trova. Bene, come vedete sotto i ventilabri ci sono dei soffietti trattenuti con una stina. La funzione di questi soffietti, che sono comunicanti attraverso un foro calibrato sul ventilabro, hanno la funzione di dare la sensazione e attenuare la percezione di scatto iniziale quando l'organista va a toccare il tasto. Appena il ventilabro si apre, però, attraverso il foro comunicante il soffietto tende a gonfiarsi, quindi eguagliando le pressioni e annullandosi di fatto la pressione. Questo comporta che il soffietto gonfiandosi accompagna la discesa del ventilabro e quindi dà all'organista la sensazione di non caduta del tasto praticamente sulla tastiera, insomma. E anche un minore sforzo, immagino. Sì, questo è indubbio, è minore sforzo, sì. E abbiamo questo funzionamento, Valerio, sia sul grande organo che sul recitativo, su questo strumento, vero? Sì, sì. Questo okay. Sì. È un ausilio questo qui che ancora in Italia è poco conosciuto e poco usato, mentre nei paesi nordici, soprattutto in Germania, Austria, Ungheria, viene molto usato e sta prendendo adesso piede perché molti organisti si accorgono che questo ausilio pneumatico è veramente dà dei vantaggi dal punto di vista del tocco del tasto. Bene, Valerio, ti ringrazio per questa tua spiegazione.